Un italiano su quattro vive di rinunce. Il Papa dice che bisogna fare stare vicino ai poveri, come fa Brandini con me praticamente. Brandini sta vicino ai poveri. Maurizio Bianconi si è scontrato con la nazione. Con la nazione, col Papa. Sì, col Papa, però conseguentemente con la nazione che ha scritto e non doveva dire queste cose. Maurizio Bianconi ha ragione. Il Papa dice che bisogna essere dalla parte dei poveri. Sì. E incominci lui a vendere lo yacht. Ragione in pieno. Bianconi comincia a dare a me una lira al calcio. Arezzo non ha dato mai una lira. Ma Bianconi, comincia anche lui a dare qualcosa. Ma mica ha detto che bisogna essere poveri, Bianconi. No, ma comincia a dare anche lui qualcosa, perché il Papa lo darà, ne dà più dei Bianconi. E Bianconi che ha dato a questa città, che ha dato. L'unica cosa che fece bene quando hai capito di andare a stare a Firenze, perché tanto sta città, se ritorna a lista, prima lo vota tutto, lui. Ma... lui e l'ammirati, piglia due voti ad Arezzo. Allora, piglia anche il mio perché no, io no, il tuo siamo un tecchi, ma che piglia? Tu sei fuori di sedia, ma che piglia? Allora, io non vado a votare, ma stimo Maurizio anch'io, Bianconi. Tantissimo, piano personale, è simpaticissimo, bravo. E molto, molto, che vuol dire? Molto, molto intelligente. Però lui fa delle sparate che sono fuori luogo. Solo lui che vuol dimostrare. Lui non appoggia Napolitano e sta nel partito che l'appoggia. Lui ce l'ha col Papa e sta col partito che ha grandi elogi per il Papa. È troppo facile la supposizione. Va da casa, torni a fare l'avvocato e se vuol dare il Papa deve dare i soldi, cominci lui. Chiama lui, chiama i suoi... proseliti, fanno una bella colletta, la danno al calcio, la danno e sul giornale Bianconi ha dato 7-8 milioni, tanto non ne può, lui lo stipendio potrebbe dare anche al calcio, lo potrebbe dare un altro, non si interessi del Papa, Papa per lui deve essere un corpo estraneo. Non sai che te si è fatto la frusta per il tuo culo? Che vuol dire? Ce l'ho bellino, so. Perché la frusa per il mio culo? No, così, perché Bianconi è uno che non è che ti risponde, né so io che subisce. No, e dopo gli rispondo io a lui. Io se parto... la duriamo come Cassaghiera, quello io parto con vantaggio. Con Cerbai, per che ad Arezzo so più Maurizio, lui. Maurizio, ti prego, ha una certa età, sì. Ha bisogno di... No, Maurizio, ti prego, questo ha promesso vota tutti, se ti dice che te lo dà. No, non vado a votare, non voto. Però lo voterei, Maurizio, perché da Maurizio sul piano anch'io, personale lo stimo anch'io tantissimo, però queste due sparate mi hanno dato estremamente... Ma a proposito di sparate, ma perché gli sparate a quest'uomo? No, mi chiappo mica, allora, veloce come so, ma non mi chiappo. Allora sei dalla parte... La nazione oggi non ricorda Falcone Borsellino, ti sembra normale? No, anche queste sono cazzate grosse come una casa. D'altra parte c'è da ricordare, c'è da fare l'articolini. No, ma a parte da ricordare, io non so, sono partite due navi per la Sicilia che stanno approdando ora. Io non sono d'accordo sulle navi della solidarietà, ma sono dalla parte della magistratura, perché ricordiamoci, lo Stato fa le leggi le fanno i politici e i magistrati le fanno, applicano le leggi. Quindi non ho capito perché i politici, alcuni politici, si lamentano di leggi che hanno promosso loro e che i magistrati applicano. Bravo. Questa l'hai detta proprio giusta bene, la penso come te in pieno. No, dico una cosa intelligente, lui che non ci aveva pensato. No, era intelligente. Secondo me ti è venuta da sì, proprio non perché te... Dici, mi è uscita così come potevo dire, mi scappa la pipì. Sì, sì, uguale, c'ho da fare. Cioè. Va bene, allora, ascolta, a proposito, mi scappa la pisciare, saluta, vai. Sì, un ciorbagno, però. No, va bene, la faccio per fuori, la scrivania. Sì. Allora, tanti saluti a tutti, ci rivediamo giovedì. Stamani è venuta anche con la pisciarella, io non so più che fare qui. Ci vediamo giovedì, grazie Rita, grazie Leonardo. Grazie. Ecco, vedi, come si fa ad andare avanti? Non sarà mica una trasmissione seria questa qui. Dopo se va su blog ci si lamentano. Lo sai quante volte ci mando su blog? Vai.